Parliamo del fondo Edo Tempia, Pietro Presti, direttore generale. Che cos'è, che cosa fate sul territorio novarese e non solo, in particolare la vostra presenza è più sulla provincia di Biella? La Fondazione Edo Devo Tempia, da più di 30 anni, insieme all'Associazione Volontariato Fondo Edo Tempia, opera nell'ambito dell'oncologia. La caratteristica principale è quella di abbracciare l'intero percorso oncologico, quindi la prevenzione primaria, prevenzione secondaria, il sostegno e l'appoggio agli ospedali, quindi alle oncologie provinciali, le cure palliative, la psiconcologia e la ricerca scientifica. Ecco, caratteristica la vostra presenza sul territorio biellese e vercellese con i vostri camper per fare prevenzione gratuita proprio sulle malattie. Il Fondo Edo Tempia è stato uno dei, diciamo, dei pionieri per quanto riguarda lo screening. Già negli anni 90 siamo stati i primi in Italia, insieme alla Toscana, a sviluppare questo programma proprio di screening attraverso le unità mobili, i cosiddetti camper, proprio per agevolare le persone, in questo caso le donne, a partecipare e quindi ad aderire ai programmi di screening regionali, citologico e mammografico, Ma perché è molto importante l'adesione. Quindi il camper. Ci avviciniamo noi in modo tale che le persone siano più invogliate a partecipare, perché ricordiamo che la prevenzione è il passo fondamentale per una lotta efficace contro i tumori. ecco, so che ci sono delle iniziative anche sul territorio novarese, quali? Ma con l'Università di Novara e anche l'Ospedale di Novara abbiamo sviluppato diverse collaborazioni, in particolare nell'ambito della ricerca universitaria, ma non solo. Mettiamo a disposizione da quest'anno due medici oncologi per il polo oncologico novarese, abbiamo diverse borse di studio e contratti di specialità novaresi e abbiamo iniziato una collaborazione per quanto riguarda la diagnostica molecolare del quadrante, quindi la collaborazione tra Biella e Novara per il quadrante del Piemonte orientale, che include Biella, Vercelli, Novara e Valbagno Cusorsola, per la diagnostica molecolare dei tumori, che sicuramente ad oggi rappresenta l'avanguardia per la lotta contro i tumori, in particolare per le diagnosi, diciamo, genomiche che ogni persona presenta in sé. Quindi ad oggi la ricerca, possiamo dire che tutti i programmi di ricerca sviluppati in questi 10 anni di attività, grazie anche al laboratorio del Fondo Edo Tempia, ad oggi possiamo raccogliere i frutti e sicuramente c'è una ricaduta diretta sul territorio, verso le persone, che è questo l'aspetto più importante secondo noi.